Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Io sono Daniele. Oggi un video inatteso e imprevisto, perché ho ricevuto un inquietante messaggio dal Creepy Bunny che mi ha dato un appuntamento in Roblox. E ci entrerò con voi perché registrerò tutto per questo video. Ma prima di cominciare ti invito a mettere mi piace per supportare il mio video, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato non appena pubblicherò un video. Siete pronti ragazzi? Partiamo con il video. Sto entrando adesso nella stanza del Creepy Bunny 666. Mi ha inviato un messaggio, eccolo qui. C'è scritto: entra nella stanza di Dr. Lui. Mi ha mandato l'invito e adesso sto per entrare. Ragazzi, ho paura. Entriamo. Cioè, già avevamo parlato e mi aveva fatto domande strane. Adesso non ho proprio idea di cosa può volere da me il Creepy Bunny 666. Ecco ragazzi, ci sono. Sono entrato proprio adesso. Oddio, ragazzi, eccomi davanti al Creepy Bunny, nella stanza del Dottor Lui. Guardate qui dietro il Dottor Lui. Cosa vuoi da me? Ragazzi, mi ha scritto qualcosa di incodificabile perché ci sono i simboli. Tempo, vai nel tuo scantinato. Scusami, ma che cosa significa? Oh mio Dio, ragazzi, il mio scantinato. Daniele, sbrigati. Ragazzi, io non so che cosa fare. Secondo me è un grandissimo scherzo che mi sta facendo qualcuno che mi conosce. E adesso, per dimostrarlo, io vado nel mio scantinato e vediamo che cosa c'è. Scusa Creepy Bunny, ma quindi io adesso posso uscire? È tutto uno scherzo, tanto già lo so. Ragazzi, sto andando nello scantinato come ha detto il Creepy Bunny. Cioè, perché mai dovrei andare nel mio scantinato? È tutto uno scherzo, vedrete. Eccomi ragazzi, sono nella mia cantina. Mi fa sempre un po' impressione venire qui. Ecco, sto entrando. Beh, non c'è niente ragazzi. Oh mio Dio, ragazzi, è Jimmy. Jimmy. Oh mio Dio ragazzi, andiamo via da qui subito. Ragazzi, sono senza parole. Ho ritrovato Jimmy. Ho ritrovato Jimmy nel mio scantinato. Ma chi era quel Creepy Bunny? Ragazzi, la cosa si fa un po' inquietante. Andiamo a casa subito. Che strano ragazzi, io sono veramente felicissimo di aver ritrovato Jimmy, ma è così strano che il Creepy Bunny 666 su Roblox mi abbia detto di andare nel mio scantinato e io sono andato e subito l'ho trovata. L'ultima volta che ho fatto la tavola Kukuri-san, Sayuri mi ha detto che potevo nuovamente rifare il rituale delle tre di notte ed andare a riprendere Jimmy nell'altra dimensione. Poi non lo feci più perché ho avuto paura, ma è così strano che Jimmy è tornato da solo. O Sayuri me l'ha rimandato così? Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Certo è, sono felicissimo, sì. Non posso negarvi che ho avuto una sensazione un po' tetra, macabra, quando ho ritrovato Jimmy. Sì, certo, sicuramente è dovuto anche a tutto quello che mi succede con lui. Però ho avuto una brutta sensazione, ragazzi. Non so come descrivervela. Sta di fatto che sono felicissimo che è tornato Jimmy. Sayuri ne sarà felice. Ora Jimmy è a casa ed è con me. Sta di fatto, ragazzi, che sono veramente felicissimo. Ma quindi fatemi capire, da quello che ha detto Sayuri adesso è tutto finito? Mamma mia, quanto sono felice che c'è Jimmy qui con me! Oddio ragazzi, è andata via la corrente. Che paura! Ok, stiamo tranquilli, non è successo nulla. Oddio, che paura ragazzi! Andiamo a vedere dal mio studio se è saltata solo nel mio palazzo. Ecco qua, vediamo se c'è la corrente. Ecco qua ragazzi. No, la luce c'è, vedete, quella è là. Oh mio Dio, quella è proprio la luce della cantina dove siamo stati poco fa. La luce c'è, quindi significa che nel mio palazzo dovrebbe esserci. La luce c'è, quindi non dovrebbe essere. Oh mio Dio, oh mio Dio, no. Ragazzi, c'è la figura incappucciata. Oh mio Dio, devo andare a chiudere subito la porta. Devo chiudere la porta, ragazzi. Ragazzi, c'è la figura incappucciata. Oddio. Che cosa ci faceva lì? Quando ero giù io non l'ho vista la figura, ragazzi. Che cosa sta succedendo? La porta
La porta è chiusa a chiave. Ragazzi, sento dei rumori. Ragazzi. Ragazzi, ho paura. Ho anche la batteria quasi scarica. Ho sentito un rumore. Oddio. Oh mio Dio. Io la porta l'avevo chiusa. Ragazzi, ho paura. Oh mio Dio! Ragazzi, c'era la figura incappucciata dietro di me. Che cosa sta succedendo? Ma che succede? Oddio! No! No! Che cosa vuoi? Pensavi fossi finita, e invece soltanto l'inizio. Io non so nemmeno di cosa parli. Adesso ho un regalo per te. Oddio, mi gira la testa. Mi gira la testa. Mi gira la testa. È tornata la luce. Dimmi, ma che cosa è successo? Ma che... che cos'è? Che cos'è? Ma chi...